Ciao a tutti, bentornati sul canale di charango.it. In questo video vediamo quali sono gli accordi principali della tonalità di Re. Il Re sul charango è una tonalità che non pone grosse difficoltà, ad eccezione dell'accordo di Re minore, che è abbastanza complesso, ma purtroppo è anche un accordo che va imparato subito, vista la sua rilevanza, soprattutto nel repertorio tradizionale. Iniziamo dalla posizione di Re maggiore. Per eseguire Re maggiore mettiamo praticamente tutte le dita della mano sinistra sul secondo tasto, lasciando libera la seconda corda. Un rivolto di Re maggiore è con il barré al quinto tasto. Per eseguire questo accordo stiamo ancora una volta trasportando una tonalità, quella di La maggiore, utilizzando il barré. La posizione di Re minore invece pone alcune difficoltà, soprattutto ai principianti, perché richiede una rotazione molto evidente del polso e una forte estensione del mignolo. Si costruisce in questo modo. E in effetti, una volta appreso il movimento, non crea grossi problemi, ma all'inizio questa rotazione e la forza che si richiede nel mignolo per premere correttamente i tasti è abbastanza complessa e quindi vi consiglio di studiarla bene. Un rivolto di Re minore è quello eseguito sempre al quinto tasto utilizzando la posizione fondamentale di La minore. Però iniziamo ad andare verso una zona della tastiera piuttosto acuta e quindi si possono usare questi rivolti sicuramente come passaggi o come abbellimenti, ma difficilmente come forma di accompagnamento costante. L'accordo di Re settima è piuttosto interessante perché nella sua forma tradizionale viene eseguito in questo modo. Però in questa forma di esecuzione all'accordo manca la nota fondamentale, cioè manca il Re. E di fatto sarebbe un accordo di Fa diesis. Nonostante ciò, è comunque la forma più utilizzata di Re settima. Se volete costruire un Re settima armonicamente corretto, l'unico modo per farlo è questo. Barré al secondo tasto e trasportiamo di fatto la posizione di Do settima di due tasti sulla tastiera. Resta infine Re diminuito, che utilizza la posizione fondamentale dei diminuiti. Ricordatevi di omettere la quinta corda. E Re aumentato, che utilizza una posizione fondamentale degli accordi aumentati. Come per il diminuito, bisogna ricordarsi di omettere la quinta corda. Per questo video è tutto, vi rimando agli altri video che vi mostreranno quali sono gli accordi per le differenti tonalità e vi auguro un buono studio, ci vediamo alla prossima, grazie.